Tu di che fazione sei per questo 2022? Azionario o obbligazionario? Ovvio che poi non ci sarà solo uno o l'altro, ma sappiamo bene come nel 2021, proprio per le performance del mercato, l'azionario abbia avuto questa potenza, no? Insomma, di un certo tipo. Qualcuno sostiene che invece per questo 2022 avrà un po', non la meglio, insomma, però anche l'obbligazionario sarà considerato. Tu di che fazione sei? Più la seconda direi, l'azionario effettivamente è stato interessante nel 2021, però è arrivato a dei livelli che effettivamente sono livelli di tempo comprato, livelli per i quali si può ancora sperare un'accelerazione, ci mancherebbe, però diventa improbabile. L'obbligazionario, soprattutto con alcuni temi che abbiamo già esposto qui, tipo obbligazione legata all'inflazione, secondo me è proprio un calcio in rigore. Lo si è visto, ne parliamo da tanto tempo, effettivamente l'inflazione è stato un processo che è andato ad aumentare e che sta continuando ad aumentare, probabilmente potrà anche essere esplosivo. Quindi sotto queste condizioni, ossia che l'obbligazionario abbia una componente legata all'inflazione, sicuramente per il 2022 è quello il cavallo di battaglia dell'anno. Il 2022 vedrà l'azionario molto più debole di come l'abbiamo visto negli ultimi 2 anni o quantomeno nella post-pandemia. Quindi dobbiamo aspettarci una ritrazione del mercato azionario. Noi abbiamo già previsto sul primo trimestre molta stanchezza del mercato azionario. Conseguentemente, insieme con il graduale rialzo dei tassi che la Fed inevitabilmente farà, ci sarà un po' più di attrazione moderata sul mercato obbligazionario, perché come dire, i tassi sull'obbligazionario cominceranno ad aumentare come già hanno dato sintomo. Probabilmente ci saranno 3 aumenti di tassi nel 2022, non 2 soltanto, questa perlomeno è la mia opinione, forse addirittura 4 se includiamo un quarto che potrebbe essere tra dicembre e gennaio. Questo significa che se ci sarà ogni volta un ritocchino dello 0,25 o circa, certamente l'obbligazionario potrebbe andare sopra il 2%, diciamo fra il 2 e il 3%, e cominciare ad avere un po' di maggior richiamo rispetto a quello che ha avuto finora. L'azionario sarà un po' più stanco, andrà molto più a rilento. E i sintomi li stiamo già vedendo. Questa è la mia view sul 2022. In generale, credo che la vincerà l'obbligazionario, ma un settore dell'azionario, cioè il settore che beneficia dell'aumento dei tassi, vincerà anch'esso. Quindi banche e assicurazioni, insieme all'obbligazionario, le vedo favorite. Ok, quindi è ancora, diciamo, una sfida aperta, non si sa Sì, ancora esattamente. credo di sì, anche perché stavo vedendo prima del collegamento, da maggio a oggi il Bund, ad esempio, perché parliamo sempre del Treasury per l'inflazione degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, ma anche in Europa le cose si stanno lentamente riallineando. Il Bund ormai da un rendimento negativo del meno 0,12, adesso siamo al meno 0,03, quindi siamo quasi tornati, non dico in territorio positivo, ma almeno in parità. Quindi è iniziato prima il QE negli Stati Uniti, poi è iniziato da noi, inizia prima il tapering negli Stati Uniti, poi inizierà da noi, quindi si segue in maniera pedissequa quello che succede negli States e quindi anche i tassi piano piano da noi Ok. cominciano a muoversi all'insù. Io la vedo in questa maniera. Mi aspetto che il tasso di interesse medio in Europa possa salire ulteriormente, soprattutto quando la BCE inizierà a dire, ad anticipare quelli che saranno i movimenti dei prossimi mesi, perché al momento ricordiamoci che la BCE ha detto che almeno per questi 3-6 mesi non avrebbe potenzialmente l'intenzione di ritoccare i tassi. In America ci sarà l'ulteriore ritocco dei tassi, quindi ulteriore rialzo. Il mercato sconterà tutto prima, quindi diciamo che dopo il secondo ritocco mi aspetto che il tasso di interesse americano rimanga più o meno stabile, soprattutto quello degli obbligazionari sui 10 anni e sui 30 anni, e che automaticamente a quel punto si riuscirà a capire se il mercato azionario, che nel frattempo avrà lateralizzato barra stornato, potrà ricominciare a prendere il suo trend
il suo uptrend oppure continuerà a fare un movimento laterale fino a quando non sarà chiarificata la situazione. Quindi sono per ancora l'obbligazionario, soprattutto a livello mondiale, sono per l'azionario, ma dopo lo storno che farà. Quindi approfitterei di tutti i movimenti di storno, se le condizioni macro dovessero rimanere tali, poi per ricominciare a comprare graduatamente l'azionario. Ti faccio la domanda del giorno, oggi abbiamo trovato questa domanda del giorno. Visto come è iniziato il 2022 a livello economico e finanziario, gli investitori dove si muoveranno? Che strada seguiranno? Azionario o obbligazionario? Tu di che fazione sei, Marco? Io resto nonostante tutto della fazione azionario, almeno dare una scorsa alle previsioni che fanno le principali case di investimento, i principali investitori, analizzando un po' i loro report, le previsioni per l'inizio dell'anno. Ci sarà sicuramente, veniamo da 3 anni di crescita molto forte, anche quest'anno è stato un anno record per l'azionario, ma comunque si apre uno scenario in cui, pur rallentando la crescita economica, ci sarà in ogni caso un'abitudine maggiore a convivere anche con una situazione di tassi in rialzo, di normalizzazione della politica monetaria. Questo comporterà un ritorno sicuramente anche di interesse, di appeal dei bond, sia governativi sia quelli societari, tuttavia con una crescita comunque sostenuta soprattutto nella seconda parte dell'anno, una volta prese le misure magari della variabile Omicron. Credo che il mercato azionario possa ancora, a seconda di quanto pensano gli investitori, le case di investimento, essere performante. Beh, considerato che veniamo da un 2021 già molto positivo per l'azionario, con un orientamento delle banche centrali verso una politica più restrittiva, almeno per quanto riguarda Stati Uniti, Regno Unito, Canada e altre banche centrali importanti, tranne Europa e Giappone, almeno in questo momento sembrerebbe, insomma, un mercato obbligazionario per quanto riguarda rendimenti al rialzo, anche per il discorso inflattivo. A me personalmente piace vivere alla giornata con i grafici daily ai Kinashi, però indubbiamente quello che sta accadendo in giro per il mondo con la propensione da parte delle banche centrali che cominciano a ritirare liquidità dal mercato diventa interessante, decisamente il mercato obbligazionario anche.